Buongiorno ragazzi, buongiorno. Scusate, scusate se sbadiglio, è che non so voi, ma mi è venuto un abbioccone tremendo nel tentativo di seguire la conferenza di Ibrahimovic oggi. Ovviamente il titolo della miniatura è abbastanza ironico, finalmente parla e non dice assolutamente nulla, perché alla fine da questa conferenza noi non ci portiamo a casa nulla, se non il fatto che Fonseca sarà il nostro allenatore, ma lo sapevamo già da ieri, quindi non c'era bisogno, diciamo, di fare questo spettacolino di dubbio gusto quest'oggi. Prima di iniziare, se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un like, ragazzi, mai come ora c'è bisogno di supporto, soprattutto per essere milanisti e per fare video sul Milan, perché veramente anche solo per prendere il materiale ti viene da sbadigliare, se non da irritarti, quindi non so cosa sia meglio. Comunque, non lo so, sensazioni, perché c'è poco da dire, insomma, rispetto a quello che ha detto Ibrahimovic oggi. Sensazioni che loro probabilmente pensano che noi siamo degli imbecilli, ma davvero, secondo me loro hanno questa idea un po' del tifoso medio come un imbecille ignorante, che quindi lo metti lì e assorbe come una spugna qualsiasi cavolata gli fai vedere o sentire. E non c'è altra spiegazione, ragazzi, nel senso che la sensazione è che oggi Ibra sia stato messo lì semplicemente per così far vedere che, cioè, siccome il silenzio c'era da un po', tutti iniziavano a chiedersi: ma alla fine che stanno facendo? Come mai non annunciano l'allenatore? Ma Ibra cosa sta facendo? Ma il mercato? Ma Zirze? E alla fine hanno detto: vabbè, facciamo sta conferenza, così gli facciamo dire due cazzate a Ibra. Poi anche il fatto di mandare Ibra è furbo per certi versi, ma è anche troppo, cioè, nel senso che è quasi come se fosse un meme, ragazzi, è quasi come se fosse un meme. Abbiamo messo lì un meme perché lui poi è molto carismatico come personaggio e tutto, quindi di per sé è comunicativo, ma se fa un'ora di conferenza è tutt'altro che bravo a comunicare, cioè, nel senso che comunque, ovviamente, parlando anche male italiano, la dialettica non ce l'ha, usa sempre quei due o tre termini, oltretutto non gli veniva di dire la parola competitivo e continuava anche a ripeterla, quindi dico, ma usane un'altra piuttosto, no? The future is bright. The future is bright. Siamo in una botte di ferro. No, la cosa più interessante poi di tutta questa conferenza è appunto l'ossimoro che c'è tra come dire, il dire: io non avrei accettato se non fosse stato un progetto vincente, io sono qui per vincere, il Milan deve vincere, deve essere una squadra competitiva, non mi viene mai di dirlo. E poi dire: quindi la nostra scelta è stata Fonseca, e quindi noi non siamo qua a fare beneficenza. Quindi già ti fa capire che anche Zirze, effettivamente quello che si legge poi è realtà, cioè il Milan sta contrattando sulle commissioni, che poi ripeto, finché contratti ci sta, l'importante è che non lo perdi, poi dopo sarà loro a fare le loro valutazioni, perché ripeto, non ci farebbero una gran figura perdere Zirze ora come ora. Ma detto questo, è proprio la sensazione che al Milan siano convinti che basti mettere Ibra, che ha un po' questa immagine, un po' dello spaccone, del vincente, che dice due cazzate, e che quindi a noi va giù tutto, capito? Cioè, noi siamo talmente ancora più stupidi che a noi, tutto sommato, ma la mandiamo giù, ma quasi festeggiamo: oh, che bello Ibra, ha detto che vinciamo, allora vinciamo. Ma siamo davvero così stupidi? Pensate davvero che noi siamo così stupidi? Magari una parte sì, per l'amor del cielo, perché poi la tifoseria è variegata, ma in realtà se uno avesse letto un minimo, immagino lo facciano, visto quanto sono attenti ai cavilli sulla comunicazione in casa Milan, immagino abbiano anche visto il tenore dei commenti che c'erano durante la diretta, no? Ecco, non certo nella media, insomma, il sentiment non era certo di un tifoso contento, immagino ne facciano le analisi del sentiment, no? Con tutti i vari tool di marketing, di digital marketing che sicuramente utilizzeranno. Non lo so, immagino che qualcosina da lì verrà fuori. Poi Ibra ci ha detto che sul piatto hanno messo Lopeteguo, e che quando poi l'ha detto una volta, ho detto: non ha sbagliato a parlare. Siccome l'ha ripetuto, poi ho davvero capito che neanche sapesse come si chiamava. Cioè, Ibra è stato palesemente messo lì, indottrinato con due o tre cavolate che gli hanno detto di dirci. Tant'è vero che poi, quando è stata fatta qualche domanda un po' più elaborata, ma dire la verità poche, perché poi davvero glissiamo sulle domande che abbiamo sentito oggi, che sono davvero, mi sembra davvero che siano tutti o scollegati dalla realtà o talmente censurati da non poter
esprimere un minimo un'osservazione critica, perché insomma, se uno di noi avesse avuto la possibilità di essere lì e poter fare delle domande, immagino ne avrebbe fatte a migliaia, ce n'era insomma di ciccia su cui indagare. E invece gli si chiede a Ibra quanto, cioè, quando alzerà la Champions da dirigente. Ma che cazzo di domanda è? Ma che cazzo di domanda è? Nel senso che a noi, prima di tutto, cosa può interessare? Perché parlare così tanto di Ibra sembrava quasi più la presentazione a Ibrahimovic, l'ennesimo tributo ingiustificato a Ibrahimovic, che da quando è dirigente comunque non ha fatto nulla. Lui dice di aver avuto già, di avere già i capelli bianchi da quando è dirigente, ma noi non ci siamo accorti del perché. Però lui dice che nel silenzio comunque si lavora, e tanto noi ci vogliamo credere. Però voglio dire, ma cosa ce ne frega noi? Ma cioè, capite, quando io dico che è totalmente fuori contesto, totalmente scollegato con la realtà fare una domanda del genere, e non è l'unica, è un esempio delle tante domande inutili che sono state fatte, lo dico perché il Milan in questo momento è una squadra che fa fatica e farà fatica anche a essere competitiva la prossima stagione in Italia, perché l'anno scorso siamo arrivati secondi, ma ci ricordiamo comunque hanno floppato in tanti, siamo comunque arrivati a 20 punti dalla prima, ma poi comunque ci sono state diverse situazioni. Quest'anno c'è più competitività, ecco. Non mi viene mai di dirlo, e quindi non è facile neanche in Italia fare la domanda al Milan cosa manca per vincere la Champions. Ma su quale pianeta siamo che quest'anno non siamo neanche riusciti a passare il girone? Su quale pianeta siamo? Su quale pianeta siamo che abbiamo fatto una figuraccia contro la Roma, che è una squadra buona ma comunque non eccelsa, ecco, dovrebbe essere perlomeno al nostro livello, e abbiamo fatto una figuraccia. E ci chiediamo a che livello siamo. Sì, siamo arrivati in semifinale di Champions, per caso siamo arrivati lì. Siamo arrivati lì perché se azzecchi il sorteggio buono, quell'anno lì ti può anche venire fuori. Ma non è il nostro livello. Non siamo lì, non fingiamo di essere lì. Questa conferenza è tutta una finzione. Fingere di essere una roba che non siamo. Non lo siamo, ragazzi. E ci hanno già fatto capire, ci ha già fatto capire che questo mercato è questione di dettagli. Cioè, loro pensano che comunque una base forte ci sia, quindi è questione di dettagli, quindi non c'è bisogno in realtà di investimenti importanti praticamente in ogni reparto, no, è dettagli, cioè magari Zizé più altri due, cioè questo è un po' la sensazione. Quindi, ma anche su Teo e Maignan, comunque lui, come avrete notato, si contraddice. Inizialmente dice restano, non abbiamo bisogno di cedere per fare mercato, è vero. Noi non abbiamo bisogno di cedere per fare mercato, e questo lo abbiamo visto dalle varie analisi che sono state fatte sulle nostre finanze, che in realtà ci potrebbero permettere di investire anche molto di più di quello che facciamo, ma non lo facciamo, non si sa perché. Detto questo, però, poi lui dopo dice, però con loro non si sa quali siano le richieste, perché poi la domanda da fare lì non è tanto restano o non restano, e tu puoi tenerteli finché non ti arriva l'offerta indecente, Teo e Maignan li tieni in rosa. Poi se arriva l'offerta indecente, però già Ibra fa capire che poi se ne parlerebbe. Ma a prescindere da ciò, la domanda giusta era da fare era: rinnoveranno Teo e Maignan? Proporrete un rinnovo a Teo e Maignan? Non ci voleva tanto. Non mi sembra una domanda così fuori dagli schemi che se la fai ti cacciano a calci nel culo da Milanello. Evidentemente sì, non lo so. Perché poi non so cosa sappiamo, cosa non sappiamo. Di quello che si può dire o non si può dire, di quanto siano poi indottrinati, censurati i giornalisti che partecipano alla conferenza stampa. Però insomma non mi sembrava una domanda così fuori dal mondo, penso che sia una delle cose che tutti volessero sapere, cioè, perché se organizziamo tutta questa pantomima per poi parlare di quanto è difficile, di quanto è bravo, complimenti Ibra, complimenti, ma di che non ha fatto un cazzo, non ha parlato fino adesso, complimenti di cosa? Cioè, metà conferenza a fare i complimenti a Ibra, ma di cosa? Di cosa? Non c'era bisogno di un altro tributo a Ibra. Il tifoso del Milan oggi voleva qualche risposta. E a loro, cioè loro, sono convinti di prenderci in giro, di poterci prendere in giro. Dicendo, vabbè, mandiamoli Ibra, così non possono neanche più dire che noi non parliamo, no? Gli facciamo dire due cazzate, tanto lui è un meme, due battute le fa, a un certo punto ha dato del pelato a Pioli. Uno è pelato, l'altro no. Riferendosi a Fonseca e Pioli, no? E questo, tra l'altro, tra le righe, cosa ci dice? Ci dice che c'è, fondamentalmente, che quello che loro cercavano è continuità. E continuità tra uno e l'altro, tant'è vero anche continuità di modulo, cioè per dire, ma chi ce lo dice che noi dobbiamo per forza giocare col 4-2-3-1? Lo dice Ibra? Non lo so, chi lo dice? Perché io, per i giocatori che abbiamo in rosa, in realtà ci vedrei molto meglio anche un 4-3-3, però si parla di 4-2-3-1 come se fosse l'unico modulo esistente, perché tu non puoi prendere un allenatore, un Sarri che fa il 4-3-3, non lo puoi prendere? So perché non lo puoi prendere, in realtà sei pieno di mezzali che quando giochi con 4-2-3-1 li devi adattare, e nessuno di quelli sa fare il mediano. Metti Loftus-Cheek a fare il trequartista, perché comunque non ha un ruolo nel 4-2-3-1. Non lo so,
siamo obbligati a farlo? Ce lo prescrive il dottore? Non lo so. Detto questo, l'indottrinamento di Ibra, messo lì, preparato per rispondere a delle domande e non uscire da quegli schemi lì, lo si evince anche dal fatto che una certa abbiamo fatto una domanda anche interessante, una delle poche magari interessanti, sul perché il Milan, per dire, abbia così poca italianità, no? Perché non un allenatore italiano? Perché non qualche, cioè perché non puntare anche su qualche italiano in più in rosa? E lui, dopo aver detto che Gabbia meritava la nazionale, vabbè, dopo che il Milan ha subito 3 gol a partita per tutto l'anno, però fondamentalmente non risponde alla domanda. Perché? Perché appena esci dagli schemi, un po' fa fatica con l'italiano, un po' non si è preparato, non ti risponde. E quindi capite che forse, visto che ha ribadito anche più volte durante la conferenza di essere dipendente Red Bull e non del AC Milan, forse su quel palco ci doveva essere anche Furlani, forse almeno un esponente che sia dipendente della AC Milan e non di Red Bull avrebbe dovuto esserci. Non so, perché visto un'ora di balbettamenti, magari ci stava che ci fosse anche un dirigente che ci dicesse come stessero le cose, fermo restando che tanto le domande erano talmente banali e lontane da quello che poi vorremmo sapere noi tifosi, che alla fine comunque sarebbe servito fino a un certo punto, non è che ci avrebbero detto molto di diverso. Però capite che questa è proprio la sensazione, che Furlani neanche va su quel palco, così non corre neanche il rischio. Viene messo lì Ibra, che alla fine qual è il lavoro di Ibra? Gli hanno anche chiesto, non l'ha saputo spiegare, ma io sono un po' lì, sono un po' a Milanello, un po' al Vismara, un po' a San Siro, capito? Cioè lui dice, io ci metto il volto. E quello è un volto. Viene messo lì a fare questa conferenza, preparato sulle domande che sapevano sarebbero state fatte, ha fatto lo show, ha fatto le sue 2 battutine, neanche troppo in forma, altre volte l'ho visto più brillante, ed è andata via così. Perché per loro è mettere lì un parafulmine, mettere lì uno che almeno puoi dire, ma la società si è esposta, alla fine ha parlato, le cose che c'erano da dire le abbiamo dette. Neanche, cioè non è manco riuscito a darci qualche dritta, anche perlomeno su, sì, un gioco offensivo, ha detto, cioè noi dobbiamo sistemare la difesa, si è parlato di un gioco offensivo dominante, vabbè, vedremo. Oltretutto, sulla domanda interessante del fatto di aver perso dei giocatori carismatici, e che quindi se questa cosa andrà sostituita, insomma, nella rosa, se andremo a prendere qualche elemento un po' più carismatico, lui ha detto no, la rosa sarà più giovane, quindi già ci hanno fatto capire che quel tipo di investimento non si andrà a fare, e quindi prendiamo Fonseca perché è uno bravo a valorizzare i giovani. Poi per l'Under 23, nominata più volte, quello è. E loro l'hanno messo lì, a fare da meme, da personaggino che fa la battuta, risponde alla domanda, poi non sa rispondere, dice boh, vabbè, passiamo alla prossima. Furlani, ben protetto, seduto dietro, quindi senza nessuna possibilità di intervenire e di sporcarsi le mani, e il teatrino è fatto. Ma se pensate che sia così semplice prenderci in giro, ecco, questo, cioè, almeno con me non funziona, e penso anche con molti di voi. Detto questo, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Aspettiamo. Di sicuro la roba di oggi non è che ci ha dato delle conferme, anzi, ci ha dato delle conferme sui nostri sospetti negativi, cioè non ci ha dato delle certezze, non ci ha dato delle carezzine, ci ha dato altri schiaffi. Speriamo che questi schiaffi aiutino anche a svegliarsi qualcuno che continua comunque a sostenere a livello proprio in maniera imprescindibile tutto quello che gli viene propinato, ecco. Vi aspetto nei commenti per sentire la vostra. Magari io sono sempre troppo criticone e severo, come dice qualcuno nei commenti ogni tanto, ma ragazzi, cambiate canale se volete sentire l'aziendalista. Ciao ciao.